Oh ragazzi, rieccoci qua, buonasera a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video nella casa del pane Balloon. Siamo qua per fare a grande richiesta, i pronostici sulla settima giornata, ragazzi. Ci sono un sacco di utenti che mi chiedono, dai Nike, stiamo aspettando i pronostici, falli, ma non imbrocco mai mezzo, ma veramente ve l'andate a giocare? Tanto prima o poi lo facciamo l'unplanned. Chi ha fiducia continua, perciò a grande richiesta dobbiamo fare i pronostici appunto della settima giornata di campionato e correggere quelli della sesta, perciò dedichiamoci questi altri 10 minuti insieme di conversazione, di chiacchiera, di risata, di tutto quello che volete. Prima di cominciare però vi invito ad iscrivervi al canale, ragazzi, se ancora non l'avete fatto, ragazzi, non so che cosa stiate aspettando. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi mai nessun mio contenuto. Mi raccomando, mettete un bel likeettino al video per sostenerlo e soprattutto, ragazzi, e qua non deve mai mancare, nei commenti fatemi i vostri di pronostici perché poi li andiamo a correggere. Non è che solo io ci devo mettere la faccia. Aspetto i vostri corre sì, i vostri correnti. Aspetto i vostri pronostici sotto i commenti, ragazzi. Mi raccomando. Dai, ragazzi, perciò cominciamo subito. Correggiamo quelli di settimana scorsa. Mettiamo gli occhiali. Ah, oggi poi è nuovo acquisto, mi sono comprato questa camicia rossa nera, ovviamente. E per si usava quando io ero ragazzino all'inizio degli anni '80 e l'ho vista lì. Ho detto, ma mi ha fatto tornare in mente quando ero adolescente. Me la prendo, va. Bella, eh? Va bene. Dai, a voi non mi interessa. Mettiamo gli occhiali e partiamo. Correggiamo, sesta giornata. Juventus Lecce, avevamo messo gol 1-0 per la Juve non presa. Cagliari Milan, over 2,5, 1-3 preso. Empoli Salernitana, 1x, 1-0 preso. Verona Atalanta, gol 0-1 non presa. Napoli Udinese, 1 con over 2,5, 4-1 preso. Inter Sassuolo, gol. Sassuolo, non Sassuola, no. Inter Sassuolo, gol 1-2 preso. Lazio Torino 1x 2-0 preso. Frosinone Fiorentina over 2,5 è finita 1-1 non presa. Monza Bologna gol 0-0 non preso. E Genoa Roma 2 fisso 4-1 per il Genoa non preso. Perciò il bilancio è al 50%, 5 presi e 5 no. Si può fare meglio, sinceramente, si può decisamente fare meglio. Dai, allora ragazzi, partiamo con quelli della settima giornata. Domani subito si ricomincia col botto perché insomma domani ci sarà subito Lecce Napoli, Milan Lazio e Salernitana Inter, perciò le tre che si giocano lo scudetto subito pronti via perché hanno la Champions League. Poi c'è una quarta che dicono che si gioca lo scudetto, ma mi sa che l'hanno messa un po' più in basso. Non ha problemi di competizione europea a metà settimana, perciò dai, dai ragazzi, dai, si fa per ridere, facciamoci quattro risate, sempre così seri. Ridiamo un po', che prendiamoci un po' a coglionella, giusto il minimo, no? Giusto per non, senza arrivare all'esagerazione. Dai, allora ragazzi, partiamo. Lecce Napoli. Beh, Lecce Napoli, ragazzi, due con over 2,5, io insisto. Il Napoli, al Napoli gli mancava il gol, gli mancava sbloccare la partita, perché anche nelle altre partite dove ha fatto male comunque aveva creato nei primi tempi. Contro l'Udinese ha sbloccato la partita e da lì è partita. Secondo me, anche contro il Lecce, che comunque non sarà una partita facile perché andare a giocare a Lecce oggi non è facile per nessuno. Il Lecce che è sull'ali dell'entusiasmo, non ha nulla da perdere, poi ha iniziato alla grande, perciò si può anche permettere il lusso, no? Di perdere la partita. Eventualmente nessuno gli punta il dito perché insomma giochi contro i campioni d'Italia e comunque hai dalla tua il fatto che hai iniziato bene, perciò ci può essere la sconfitta. E proprio per quello io vedo una partita aperta. Non sarà facile, però insomma se poi ti sbilanci troppo col Napoli rischi veramente, io penso che la partita finisca veramente tanto a poco, dico 2 con over 2,5. Milan-Lazio dico 1 con gol. Secondo me il Milan il gollettino lo prende. Però riesce a portarla a casa. La Lazio, è vero che la Lazio ha iniziato male, l'unica vittoria l'aveva fatta col Napoli, poi ha vinto anche 2 giorni fa, però insomma è una Lazio che non mi convince ancora, devo essere sincero, non mi convince. Poi comunque ha la Champions League, deve fare turnover, perciò insomma
Anche il Milan lo ha, però boh, vedo il Milan un po' più favorito e dico uno, non sarà una partita facile, sicuramente non vincerà con un netto punteggio, però secondo me riesce a portarla a casa, prende il gollettino tipo quelle partite da 2 a 1, roba del genere, no? 3 a 2. Perciò vedremo, vedremo, io dico uno con gol. Salernitana-Inter dico due fisso, non penso che l'Inter possa non vincere per due partite a fila e soprattutto perdere, perciò sono convinto, nonostante il folto turnover, perché da quello che ho capito riposerà Lautaro, doveva riposare Barella, però mi sa che non riposerà più perché Frattesi nel frattempo si è infortunato, perciò penso che o uno o l'altro diventa difficile, però comunque ragazzi, con la Salernitana vista adesso, fino adesso, insomma, l'Inter può andare anche con la seconda squadra tranquillamente e vincere la sua partita. Certo, cercando di prepararla bene, perché comunque trovi sempre delle squadre in Serie A ben preparate. La Salernitana è una di quelle, Paolo Sousa sa il fatto suo, però insomma ha fatto vedere ancora pochino e l'Inter è sicuramente superiore. Perciò dico due fisso. Bologna-Empoli dico uno fisso, nonostante l'Empoli sia riuscito a vincere la sua prima partita, però secondo me sarà un campionato per l'Empoli molto difficile da quel punto di vista. Il Bologna arriva da, se non sbaglio, da tre pareggi consecutivi o qualcosa giù di lì, e vediamo, tre pareggi consecutivi, perciò ha voglia di vincere in casa, non deve farsi scappare la possibilità, giochi con la penultima in classifica. L'Empoli comunque, nonostante sia in ripresa, fatica ancora un po' troppo. Boh, io dico che sarà un uno fisso. Udinese-Genoa, uno con gol. Nonostante il Genoa abbia dato le taccarate alla Roma, non penso riesca a portare a casa la partita a Udine. L'Udinese è messa troppo male e mi sembra troppo difficile vederla, cioè è troppo assurdo vederla così in basso. Prima o poi deve riscattarsi, deve riprendersi e cioè, dire, questa è un'occasione ghiotta, no? Giochi in casa contro il Genoa, che comunque ha fatto una partita dispendiosa contro la Roma, che ha portato a casa, magari è molto galvanizzata e l'Udinese può approfittare. Ecco. Non sarà una vittoria semplice, dico uno con gol, magari comunque un 2-1 perché il Genoa si fa valere in attacco, però secondo me porta a casa la partita. Dico uno con gol. Atalanta-Juventus, idem con patate. Io dico uno con gol anche qua perché l'Atalanta è molto molto galvanizzata, è molto molto pronta ad affrontare certe partite, perciò secondo me riuscirà a vincere la partita in casa, magari non in maniera facile, la Juventus magari un gol lo fa. Anche qua vedo una partita da 2-1, 3-1, insomma, dico una partita del genere, cioè uno con gol anche qua. Roma-Frosinone, ragazzi, al di là di tutte le al di là di tutte quante le chiacchiere che abbiamo fatto, Roma-Frosinone, io penso che nonostante a me piaccia molto il Frosinone come gioca, ma appunto perché si sbilancia tanto, secondo me la Roma la porta a casa e poi non può permettersi il lusso ancora di perdere. Cioè, vedi, per la legge dei grandi numeri, prima o poi la vittoria la deve farla Roma e secondo me la farà anche netta, perciò dico uno con over 2,5. Sono sicuro che la Roma riuscirà a vincere la sua partita, perché insomma davanti al proprio pubblico, dopo i quattro gol presi, ci deve per forza arrivare una reazione, se no veramente diventa difficile poi riuscire a essere credibili, no? Con un po' di squadra. Perciò dico uno con over 2,5. Sassuolo-Monza dico gol, secondo me sarà una partita aperta. Il Sassuolo è attivo in questo periodo, i gol li fa, il Monza ha voglia di riscatto, posso vedere un tipo, secondo me è una partita molto aperta e tutte entrambe segneranno. Non so dire chi vincerà, però dico gol, giusto per non esagerare, perché insomma, poi diventa difficile. Torino-Verona dicono gol, per me è classica partita da 0 a 0, da 1 a 0, da 0 a 1. Cioè, secondo me Torino-Verona non va oltre il gollettino, ma proprio se chi lo fa porta a casa la partita. Alla fine di questo turno sarà finita 5 a 5, sicuro, perché io ho detto no gol. Però secondo me io vedo proprio una partita
Così, non penso che ci siano goleade o roba del genere, proprio una partita chiusa, quelle classiche partite da 0-0 che il Torino, insomma, fa solitamente e il Verona anche. E magari secondo me chi riesce a fare gol se la porta a casa, poi può succedere di tutto, ma dico che sarà una partita danno gol. Fiorentina-Cagliari, sono molto fiducioso e dico 1 con over 2,5, per me la Fiorentina in casa, visto il Cagliari. Domenica, scusate, mercoledì col Milan non può competere contro una Fiorentina che in casa gioca veramente un gran calcio. E secondo me sarà una vittoria netta della Fiorentina. Dico 1 con over 2,5. Questi sono i miei pronostici della settima giornata. Ragazzi, mi raccomando, aspetto i vostri nei commenti, così poi dopo li correggiamo anche i vostri. Vi abbraccio di cuore, vi auguro una buona serata a tutti quanti. Mi raccomando, ci vediamo domani per entrare nel vivo della settima giornata di campionato. Belli siete, come dico sempre io. Bye bye!